Boahem Lucudo, la modenese dell'esercito, Ilona Usovic in due, bielorussa, Stephanie Ann McPherson, Giamaica, in tre, in quattro Olga Zemliak, ucraina, e poi in cinque Maria Benedetta Cicbolu, la romana cresciuta nella Carriete, adesso esercito, allenata da Chiara Milardi, come del resto il suo compagno Matteo Galvano. Cicapora Herunga, Namibia in 6, Marta Milani in 7, la bergamasca dell'esercito, e poi Chiara Bazzoni, la senese dell'esercito, a sua volta presente in finale. Grande avvio della McPherson, la 4x400. McPherson scatenatissima, anche troppo. E qui prova a venire su Cicbolu. C'è McPherson fortissima in corsia 3. In 4 una grande gara di Zemliak, che è solita fare delle grandi sparate. Zemliak, viene su anche Cicbolu, che ha al fianco Herunga. Zemliak va quasi a prenderla a McPherson, fa 51 50-99 50-98. Buona gara per Cicbolu, buona anche per Zemliak, che si era espressa peggio, ha chiesto 4-81 intanto, dopo 4-71 saltato Iaris Lei Silva. Io vado avanti con un po' di risultati e fa piacere vedere, tanto che Giampaolo Ciappa oggi ha fatto con i suoi ragazzi, i suoi allievi, anzi due posizioni sul podio, perché nella splendida gara di 800 vinta da George Mills, Gran Bretagna, inglese, ha condotto per tutta la gara assieme all'irlandese Kevin McGrath, poi nel finale l'irlandese ha ceduto, sono venuti sui due azzurri, secondo e terzo Andrea Romani, il napoletano, contrariamente al cognome di Mergellina, allenato proprio dallo stesso Giampaolo Ciappa, che allena Alessandro Sibiglio. Poi Simone Barontini è andato a